Don't leave me, please don't leave me. Don't you leave me, please don't leave me. Ciao a tutti, un saluto da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco. In questa puntata si fa un salto dagli anni 80, 90 ma anche 2000 con uno dei più grandi della nostra dance italiana, autore, produttore, cantante, DJ, fotografo, signore e signori, Claudio Mingardi. Ciao Claudio! Ciao, ciao a tutti! Grande Claudio, guarda, io ti faccio vedere una cosa, ti faccio vedere. Io mi sono preso un monte di appunti. Perfetto. Su di te è un po' tipo Marco Biondi, no? L'ho detto anche a lui, dobbiamo fare un'enciclopedia, dobbiamo fare. Quali l'altro siamo sempre qua, dai, ho capito. No, dai, so che sei super impegnatissimo, allora dai, facciamo una cosa, mordi e fuggi, no? Dai, parliamo un attimino, però so che sei impegnato, allora si parte subito velocemente. Intanto, come stai? Tutto bene, Claudio? Sì, tutto bene, tutto a posto, grazie, Massimo. Perfetto, perfetto. Io ti ho conosciuto qualche anno fa, quando ci siamo visti a Castel Fiorentino, che ti portai i vinili da autografare. Insomma, allora, ti ringrazio per quel tempo che mi hai dedicato e sono contento veramente di poter essere qui con te oggi, perché è un altro obiettivo da me raggiunto, in queste chiacchierate informali, come se fossimo davanti a un caffè o un bar. Bene, iniziamo Claudio, dai, iniziamo. Beh, io penso che tutti ti conoscono, però ecco, volevo fare un po' una cavalcata veloce di tutto quello che sei te, quello che hai fatto, per arrivare anche delle chicche che io conoscevo meno, in cui vorrei un po' approfondire. Partiamo subito, Claudio, con una domanda che io faccio sempre. Ma come sei entrato nel mondo musicale? Ma allora... Io ho iniziato come DJ e ho iniziato molto presto, anzi, sinceramente ho iniziato più come speaker radiofonico. Lavoravo in una radio di Empoli che si chiamava Radio Play. Addirittura ero ancora minorenne, avevo 17 anni, quindi per andare a fare i programmi andavo con il motorino praticamente a Empoli, perché io abito a Fucecchio, quindi mi facevo un po' di strada per andare a fare questi programmi dance. Poi ho cominciato a lavorare, a cominciare a mettere le mani proprio sui giradischi in un locale qui del mio paese, che adesso non esiste più. E poi da lì ho iniziato a fare un genere molto particolare, che era un genere afro, che era un po' la tendenza, diciamo, di quel periodo. Si usciva dagli anni 70, si entrava negli anni 80 e entravamo praticamente con questo genere musicale che era l'afro music. Poi, come tutte le tendenze, la cosa cominciava un attimino a degenerare e me ne sono un po' tirato fuori da quel mondo lì e ho cominciato a lavorare con del materiale più commerciale, perché era abbastanza pesante quel genere in quel periodo. Con la paura di bruciarmi praticamente... cambiai un po' genere prima di rischiare di rimanere praticamente senza lavoro, perché più o meno quelli che facevano quel genere poi, finito appunto quell'epoca, hanno smesso di lavorare. Comunque era i primi anni 80. Sì, erano i primi di fine anni 90, fine anni 70, primi anni 80, fino all'82, 83 massimo. E da lì poi sono passato a fare tutt'altra cosa, quindi
ho iniziato a fare musica molto più commerciale, ho cambiato anche i posti dove andavo a lavorare. Più che altro mi sono messo nelle mani di un impresario che in quell'epoca era molto famoso, era il Capecchi di Pistoia, la Megastar. Sì. E quindi niente, ho fatto alcune prime prove di serate con loro, sono piaciuto, ho continuato e da lì poi ho fatto circa 9 anni come DJ Residence alla Bussola a Chianciano. Insomma, lavoravo molto nella zona del Senese in quel periodo, negli anni 80. Ma e come sei entrato poi nel mercato discografico? Cioè, qual è stato l'input di dire voglio fare un disco? Perché poi c'è questo rapporto con Roberto Zanetti. Ecco, raccontaci un attimino. Allora, la cosa è nata tutta in maniera molto casuale, perché Roberto in quel periodo aveva l'orchestra e suonava nei locali. In quel periodo c'era una moda, quella di fare il disco per la discoteca, disco Xenon, c'era un sacco di situazioni. Roberto aveva fatto una produzione per un locale. Il titolo di questa canzone era Don't Cry Tonight. Io lavoravo al Bussolotto, loro lavoravano come orchestra alla Bussola. Un giorno a inizio, era un pomeriggio, me lo ricordo bene, una domenica pomeriggio, prima di iniziare viene da me e mi dice con la cassettina, mi fai sentire come suona questo pezzo qua? Perché l'avevo fatto per la discoteca, non sono sicuro se darglielo o tenerlo per me. E ovviamente l'aveva cantato lui il pezzo. Certo. Mettiamo sulla cassetta e siccome in quel periodo c'era molta rivalità tra DJ e orchestre, per un motivo molto semplice, che le orchestre volevano che i DJ non passassero in riempipista, perché poi quando andavano su loro li dovevano fare loro, e invece i DJ viceversa volevano mettere in riempipista. Insomma, tra DJ e orchestra non filava, non c'era aria buona, non tirava una bella aria. Ecco, sì. Mette su la canzone ad alto volume, io l'ascolto e faccio sì, carina, me la ti richiamo un po', e proprio in maniera molto, sai, così distaccata, sì, carina, non è male, ma quasi quasi me la tengo per me. Poi ho detto, ma tienila, vediamo che succede. E quel pezzo lì, dopo qualche mese, era numero uno dappertutto. Sì, sì, e quindi l'idea sua di tenerla è stata ottima, perché sì, si è tenuto quel brano. Siamo diventati ovviamente amici, perché ci siamo conosciuti lì alla Bussola a Chianciano, in discoteca, e lì è nata la prima collaborazione con lui, che è Star. Infatti vi faccio vedere la copertina. Sì, sì. Esatto, questa qua. Sì, 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 sì. E ma poi che effetto, che effetto in quel momento, diciamo, di avere un disco col tuo nome? Che tra l'altro Mingardi non è il tuo vero cognome. No, il mio vero cognome non è Mingardi. Allora, anche lì invece è nato tutto praticamente in radio. Io quando questa cosa qui la sanno in pochi. Io quando lavoravo in radio facevo funky e quel periodo andava. Era il tempo proprio di Riccardo, del Green Ship di Lucca, quindi c'era proprio questa tendenza quanto scala del funky. E io in radio facevo funky. E avevo come sigla del programma Funky, Funky, Funku di Andrea Mingardi. Ah, non so se lo conosci, ma è un pezzo
molto vecchio, uno dei primi brani che lui aveva fatto e realizzato, e la usavo io come sigla, mi sembrava un'idea carina. La segretaria della radio mi faceva: sì, però il tuo cognome non è, non si ricorda, sì. Non è, ma scusa, ma senti come suona bene Mingardi, Claudio Mingardi, poi c'hai anche la sigla, usa quel cognome lì. E io quel periodo lì ero molto ingenuo, ero un ragazzino, sì, quindi certo. Ho detto va bene, dai, Claudio Mingardi, e sono rimasto così. Non ti nego che questo cognome mi ha creato un sacco di problemi, più che altro a livello musicale, ma non legali. Problemi che tante volte magari andavo su per fissare un appuntamento per fare ascoltare le mie canzoni e mi dicevano: no, noi non facciamo musica italiana, facciamo solo musica discoteca. No, non sono Andrea, sono Claudio, sono un'altra persona. E quindi molte volte Lombardoni è stato uno dei primi che mi disse: no, guarda Andrea, non facciamo musica italiana noi. No, non, ma ti rendi conto? No, bellissimo Claudio, questo, bellissimo questo. No, io non, quindi, non lo sapevo. Vabbè, ma sono cose simpatiche, dai, queste. Sì, sì. Poi e comunque poi, hai continuato, perché poi nell'86 è uscito Rain Dance come M-Cloud, sì. Vero? Sì, esatto. Ma guarda, questo pezzo io lo conoscevo, ma non sapevo che eri te. Cioè nel senso... Sì, riguardando la foto... No. Infatti secondo me non sono io questo. Ma ecco, no, a parte che a me piace anche un po' scoprire cose, ma sei te in foto o no? Beh, ho qualche dubbio, anch'io. Più che altro per i capelli. Ah, vabbè. Cioè, a quei tempi avevamo un po' di capelli un po' più lunghi, forse tutti. Leggermente. Ma comunque quel pezzo lì è spettacolare. Io l'ho riascoltato oggi, ho detto, cavolo, ma che aspetto spettacolare. Ma mi sembra di aver visto anche un video tuo che canti che brano. Sì, abbastanza raccapricciante, direi. Meglio evitare quella. Ah, ok, meglio evitare. Poi comunque, ecco... Io non rinnego il passato. No, non rinnego il passato, però... erano le prime cose che facevo, quindi molto ingenuo. Dicevi dopo qualche che era disco... meglio che sul palco ci mandavo qualche altra persona e io me ne stavo di sotto a fare il produttore, che forse mi veniva meglio. No, perché poi mi ricordo anche Forever Mind, mi ricordo comunque questi anni 80 sono passati, insomma, come prova, che poi, come hai detto te, come produttore, poi negli anni 90 veramente hai messo a testa bassa, creando questo trio fantastico, Salani, Vivaldi, Mingardi, che avete creato delle cose eccezionali. Sì, è stato un bel momento quello lì. Finiti gli anni 80, io ho aperto uno studio. Prima degli anni 90 io le mie cose le facevo negli studi di Roberto a Massa. Poi decisi di aprire uno studio insieme a degli amici e poi da lì abbiamo aperto l'etichetta. Poi come società ci siamo allargati, abbiamo aperto un'altra nuova etichetta, abbiamo aperto una compagnia editoriale. Insomma, abbiamo fatto diverse cose importanti. Certo. Facciamo una cavalcata, guarda, io mi sono scaricato un po' di copertine, almeno anche per i nostri ascoltatori, amici e appassionati di musica, di vinili. Qui abbiamo Simona Jackson, che sarebbe Simon Jay, con Love is Sweet. Sì, questo è un pezzo molto, molto interessante. Ma Simon Jay com'è stata coinvolta in questo progetto? Chi la conosceva? Allora, Simona, se non erro, e non vorrei fare gaffe perché... Ne ho fatti abbastanza di progetti e molte volte faccio anche un po' di confusione io, ma comunque dovrebbe essere lei, l'ho conosciuta tramite, mi sembra,
Fabio Lenzi o Soriani, forse mi sembra Soriani, che la portò in studio da noi e abbiamo realizzato questa cosa. Quel brano lì è una cosa molto particolare. Qui c'è un aneddoto che mi piace sempre raccontare. Devi sapere che quando facciamo i dischi, quando registriamo, alla fine della registrazione del canto, della melodia, facciamo sempre delle free tracks. Queste free tracks le usavamo per fare le versioni dub, per fare le versioni club. Quando gli abbiamo detto a lei, abbiamo registrato il pezzo, quando gli abbiamo detto a lei fai un paio di free tracks, lei ha cominciato a registrare e quello che senti lì nel disco, dall'inizio alla fine, non è altro che la free tracks che avevamo registrato. Quindi il brano che doveva essere un altro è stato totalmente cancellato ed è stata usata la free tracks. Che cosa incredibile. Ma ti ricordi gli hardware e software che si usavano in studio in quell'epoca? E noi, i computer usavamo i Mac e Logic come programma. Noi usavamo quello. Molti usavano il Cubase, tanto i programmi erano sempre Logic e Cubase, quelli più usati. Noi usavamo Logic. Perfetto, ma in quanto tempo si creava un brano? All'incirca, perché insomma a quell'epoca, ecco, allora, guardando la tua discografia, è stata enorme. Certe volte in un giorno facevi il disco alla fine, poi magari stavi 4 giorni per fare gli abbellimenti del disco e tante volte cancellavamo quello che facevamo perché alla fine quello che avevamo fatto in un giorno era sempre meglio di quello che poi era a sistemare. Purtroppo psicologicamente c'è sempre la convinzione di fare meglio, ma molte volte le cose fatte di getto, anche con delle piccole imperfezioni, hanno sempre una resa maggiore che magari le cose perfette, ma che poi alla fine non ti dà un'emozione. Certo. Ma Alexia, poi con Digilove, come è stata coinvolta Alexia? Allora, Alexia è praticamente una ragazza che Roberto mi ha fatto conoscere in studio mentre lui era a fare delle serate. Allora siamo andati, lui è andato a fare le serate, lei è venuta in studio a fare delle prove e praticamente l'ho conosciuta così, facendo delle prime prove dei brani in studio lì da Roberto, mentre lui era lui in quel periodo lavorava molto come artista, quindi io rimanevo magari in studio con i suoi collaboratori e facevamo degli esperimenti o delle produzioni e lui proprio ci mandò questa ragazza a provare, non la conoscevamo, quindi, e poi da lì abbiamo fatto un sacco di cose. Poi c'è un pezzo straordinario che è Cibernetica, che è un pezzo incredibile, cioè I Won't Be With You, con la voce di Alexia. Cioè, incredibile. Comunque Alexia, io penso in studio era buona la prima, non c'era bisogno di... Sì, lei è molto brava, è molto tecnica, è bravissima proprio. Tecnicamente è una delle più brave con cui abbiamo lavorato. Anche Sandy, Sandy Chamber, sì. Anche lei è molto brava. Sì. Ma come nasce il progetto Forti in 14? E qui c'è Don't Leave Me, Don't You Leave Me, allora, fantastica.
Il ritornello è no, proprio anche il nome, di... anche il nome, cioè come è nato tutto, poi a parte i brani. Allora, il nome fu scelto per un discorso di ricorrenza, però non mi ricordo bene il dettaglio. Fu usato questo numero perché il 14 era un giorno particolare, ma non mi ricordo ora sì. Il dettaglio, ma fu scelto proprio per un discorso di ricorrenza. Non so se era il giorno che abbiamo finito la registrazione, insomma, una roba del genere. Che poi, tra l'altro, con te, Claudio, c'era Andrea Maggio, che salutiamo. Sì, esatto. E come nasce Don't Leave Me, che è un pezzo, penso, uno dei migliori degli anni 90. Ritornello era un ritornello di un brano di Roberto Zaretti, un vecchio brano. E poi il resto mi ricordo che l'abbiamo scritto un po' come corona, perché corona, se non erro, il The Rhythm of the Night, la strofa mi sembra che era presa da un disco, Sì, poi esatto, e poi il ritornello no, ma la strofa era presa da un disco. sì. E E poi comunque, c'era proprio questa moda sì, di anche di prendere, andare a certo. scopiazzare, anzi diventava figo se scopiazzavi. Sembrava proprio una moda, se non copiavi eri fuori moda. Ma guarda, Claudio, poi bisogna essere anche bravi per copiare, Sì, perché poteva uscire una ciofeca, poteva uscire. Invece sono uscite delle cose secondo me fantastiche, poi gli anni fantastiche. 90 era anche gli anni delle cover, nei primi anni 90 sono state realizzate un sacco di cover. Poi abbiamo anche l'altro progetto, qui siamo nel 95, sempre The 1414, che era Goodbye, anche Quello questo è un è. brano. Quello è un brano di Zaretti, di Sì, Roberto. questo è il brano di Zaretti, sì. Anche qui Alexia alla voce, c'è cioè un pezzo bellissimo. Ecco, qui vedete per i nostri amici, qui abbiamo l'autografo di Claudio, quando ci siamo incontrati, che ci sono gli autografi. Uno, non sono scarabocchi miei, sono gli autografi che ha fatto Claudio, che lo ringrazio, ti ringrazio veramente tanto. Infatti, qui c'è scritto Medley, c'è scritto 10 years ago e goodbye, c'è proprio scritto anche sul disco, c'è scritto, sì. Comunque poi ho visto anche la collaborazione con l'LP di ASMC, vero? Sì, allora io ho 6 brani dell'album di Ice all'interno appunto dell'album. Sono 6 brani, sono miei scritti e realizzati nei nostri studi. Tra l'altro, con la chiacchierata che hai fatto con lo zio Peter, c'è un brano in cui sei molto affezionato, che è Russian Sì, Roulette. Russian Roulette, sì. Bellissimo, bellissimo. Anche a Jan. Piace molto quel brano lì, era uno dei suoi preferiti, proprio per un discorso di testo, per quello che dice. Sì. Poi abbiamo altri progetti tipo Black and White. E poi c'è questo progetto che sono rimasto molto incuriosito. Tra l'altro comprai anche il disco perché mi ricordo al Boccaccio Club lo mettevano sempre, che è Polo, I Want You. Anche questo è un pezzo interessante, veramente interessante. Un po' Allora, lì è sessuolo, molto. Polo, I Want You. Sì. È un lavoro che ho fatto con Francesco Alberti, che è praticamente quello che lavorava in studio da Roberto. Il sound engineer, possiamo dire. Sì, esatto. Ma Francesco Alberti, secondo me, è un grande. Sì, molto bravo. Sono passati i successi. Di quel periodo molti successi sono passati dalle sue mani, è molto bravo. È una cosa che abbiamo fatto con lui, è un ragazzo tra l'altro molto bravo, anche se sembra una donna che canta, ma non è una donna, è un ragazzo, con questa voce molto particolare, e rendeva il progetto molto speciale. Ma ti ricordi chi cantava?
Io mi sono segnato un nome. Il nome di lui non me lo ricordo, perché era un ragazzo che conosceva il Francesco Alberti, che io l'ho conosciuto solamente lì, praticamente per la prima volta. Mi sfugge il nome. Da però, quello che so io si chiama Fabio Sarni. Dovrebbe essere. Sì, ma ti direi una bugia, non me lo ricordo, perché abbiamo fatto un paio di progetti soli e poi l'ho perso di vista. Infatti nell'altro progetto, che è questo, Together Forever, di Polo, la voce è di Laurent N. Diaz, o Diaye, ora non di preciso, mi ricordo così, l'avevo letto in qualche parte, no, mi scuso se ho sbagliato il cognome, però erano due voci diverse. Sì. Ma come nascevano i nomi? In questo caso Polo. Cioè... Questa è stata un'idea di Francesco. Ah, ok. Il nome l'ha scelto lui. Noi quando siamo arrivati lì per realizzare la cosa, c'era già il cantante, la canzone era già stata scritta più o meno, avevano già in mente come creare il progetto, compreso il nome. Poi abbiamo anche Lawrence D con Mystery, altro diciamo altro brano prodotto da Mingardi, Salani e Vivaldi, anche questo è un brano interessante. E poi, ecco, io mi sono scaricato anche dei progetti che non ho fisicamente in vinile, però che li ritengo straordinari, come questo di Panama. È bellissimo, sì. Veramente bello. Poi abbiamo, vabbè, questo ce l'ho, te lo faccio vedere, questo ce l'ho, sempre dei Forti in 14, Another Crack in My Heart, eccolo qui. Questo ti ricordi chi cantava? Non te lo ricordi? Perché io sono curioso, no? Perché bene o male, sai, delle voci sono fondamentali anche per noi appassionati che ascoltiamo un disco. Non ricordo il nome di lei, sinceramente. Fantastico. Ecco, una cosa che mi colpisce, le copertine, perché te sei fotografo. Sì. Allora, queste copertine qui sono state create da te o c'era uno studio grafico all'epoca che faceva le copertine? Allora, il realizzatore di quelle copertine lì, più che altro della Due Records, poi da lì in poi ho continuato io il discorso artistico. Allora, premetto, il discorso fotografico era legato più a un discorso artistico, cioè i ragazzi avevano bisogno eventualmente di foto, di campagne fotografiche per la promozione all'estero, per la pubblicazione magari all'estero, e mi occupavo molto di quella cosa lì. Anche se poi io come fotografo, io ho fatto tutto il percorso inverso. Io sono nato prima come post produzione e dopo ho cominciato a scattare, cosa che invece quasi tutti i fotografi prima cominciano a scattare e poi si avvicinano alla post produzione. Io ho fatto proprio il percorso inverso. Ritornando a quelle copertine lì sono state realizzate tutte da un caro amico che si chiama Sette Soldi, Giovanni Sette Soldi, che se vai a vedere su internet Giovanni ti accorgerai. Sette Soldi, Giovanni. Sì, no, io vi segno tutto perché sono curioso. Te vai. È veramente un grande a livello di grafica, insomma. Di grafica. È un creativo, il suo lavoro era proprio poi anche creare. Lui ha fatto anche delle campagne pubblicitarie molto, ma molto importanti a livello mondiale. Vai a vedere il suo curriculum e poi...
ti faccio sapere, ti faccio sapere. E lui, lui è di Fucecchio, in quel periodo. Siamo tutti di casa. Sì, era un mio amico di Fucecchio, tra l'altro io sono in buonissimi ancora rapporti con suo fratello, è un mio carissimo amico, molte volte condividiamo anche il tempo libero assieme. E poi lui si è spostato a Milano, da Milano è andato a lavorare in un'agenzia a Parigi, poi è andato a New York, e poi ha fatto veramente un sacco di cose, ma tantissime, ma molto 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 più importanti che delle mie. Ho capito, ho capito. Vabbè, hai fatto bene insomma a parlarne, perché è sempre un modo anche per gratificare una persona che ha fatto un grande lavoro. Anzi, secondo me quelle copertine lì per quell'epoca erano forse troppo avanti. Era sempre, lui è sempre stato molto avanti come idee. Certe volte è un bene, certe volte è un male, perché magari alcune adesso le vediamo con un occhio, ma te se ti immagini e riavvolgi il naso, a quell'epoca, cioè, le copertine erano un pochino più caserecce, quelle anche dei grossi titoli, ok? Sì, erano molto più semplici, erano molto elaborate queste qui a livello grafico. Lui era uno dei primi che usava proprio il computer e ci scarabocchiava sopra con il mouse. Ha fatto delle cose che secondo me sono molto belle. Ma infatti, guarda, qui si vede, ora, molto bene questa copertina che sembra scarabocchiata con questo cuore scarabocchiato, insomma, è vero, sono molto avanti. Mi ha fatto riflettere, sinceramente non ci avevo mai pensato, ma adesso con gli occhi, guardando quello che usciva negli anni 90 e guardando le copertine, effettivamente sono molto avanti, però sinceramente a me mi colpiscono in positivo, perché quando andavo a comprare dischi, andavo dai Mastelloni, quando andavi a cercare dischi o la galleria del disco a Firenze, subito, cioè ti rimanevi colpito. Cioè, allora, le copertine erano molto importanti, perché le copertine erano quelle che quando non conoscevi l'artista ti dovevano colpire prima all'occhio, un po' come il discorso fotografico. Per far vedere tutto il book fotografico, in copertina ci devi sempre mettere la foto che poi ti colpisce, no? Certo. È uguale, la copertina aveva un po' la stessa funzione, almeno nella dance, ti doveva colpire per andare a ascoltare quello che c'era dentro. Non era come l'Italian Style, se ti ricordi l'Italian Style, l'etichetta faceva tutte copertine bianche. Sì, vabbè, cioè, non c'era niente, mi ricordo a diritto, usciva tutto questo anonimo. Quello era perché Giacomo ne faceva così tanti di dischi che avevano un costo, perché fare le copertine così aveva un costo molto più elevato. E quindi ovviamente molti usavano le copertine, l'etichetta generica si diceva, sì. Anche per un risparmio, per un discorso proprio economico. Certo. E quando facevi tanti dischi alla settimana, noi non facevamo così tanti dischi, noi massimo uscivamo con 4 dischi al mese, ma dovevamo correre per fare 4 dischi al mese. Che non erano poi, No. Insomma, 4 dischi al mese. A parte, sai, poi riascoltando tutti i brani da te prodotti, insomma, cioè, proprio, io non dico che sono uguali, ci mancherebbe altro, però, diciamo, quello era la cassa, era quella, diciamo, la melodia si assomigliava, cioè, come giustamente doveva essere, perché la dance è sempre stata così, parte un qualcosa, una tipologia di cassa, tipologia di melodia, e poi tutti vanno dietro. E voi avete veramente martellato con questa tipologia di pezzi. Infatti, molti pezzi si assomigliano, però ognuno
attenzione, questo è positivo, io dico, ognuno ha le sue caratteristiche. Se siamo qui a parlare dopo 30 anni circa, negli anni 90, cioè è perché hanno lasciato qualcosa, perché ancora oggi i brani che ti hai prodotto, che ti anche hai fatto come autore, si ballano ancora e si ascoltano ancora. Questo significa che sono rimasti nella nostra mente. È stato creato un mood in quel periodo. Il mood era quello e quindi cavalcavamo l'onda. È ovvio. Però già con questi progetti tipo Dama già eravamo già diversi, vero? Sì. E questo secondo cambiavano le cose, quindi automaticamente cambiavamo tutti poi alla fine. Era il periodo di Robert Miles, se non erro quello. Qui abbiamo, vi faccio vedere velocemente altre produzioni, ancora i 14. Poi abbiamo, questo è un pezzo molto bello, che è Singing, sempre di Dama. Un pezzo bello, bello, bello. Sì, questo è uno dei miei preferiti. Per me è importante questo pezzo qua e non ti nego, non vorrei dare indicazioni sbagliate, non lo dovrei nemmeno dirlo, però sono tentato di rifare una versione con una persona che io ho in testa, con una cantante che io ci ho lavorato per tanti anni e mi piacerebbe farlo con lei, perché questo pezzo qua secondo me è uscito nel periodo sbagliato. Questo era il 1997, sì, da etichetta. Secondo me era un pezzo che doveva uscire nel 2001-2002, quando andavano anche quelle cose lì più lente. Lì era proprio il discorso del BPM che ci ha un po' penalizzato. Però a quel pezzo lì io ci sono molto affezionato, perché è uno di quei brani che arrivi in fondo e dici, ok, qui è venuto tutto come volevamo. Poi, bello, brutto, fatto bene o sbagliato, quello sono punti di vista che... Però tante volte per noi che lavoriamo giorno e notte in studio, quando arriviamo in fondo ai lavori c'è sempre qualcosina, ma questo forse poteva venire, ma questo potevamo fare, c'era sempre qualcosa che non eri mai convinto al 100%. Questo è uno dei brani che siamo arrivati in fondo, e se dovrei rifarlo lo rifarei molto simile a questo. Sì, è nato bene subito, sì. fin da subito. Visto che parliamo di Blue degli Eiffel, che è un brano che è con delle sonorità fuori moda, perché tutto il mondo in quel periodo diceva che era fuori moda. Se vedi cosa ha fatto e cosa è successo e cosa succede ancora con quel brano lì, cioè quando le cose sono speciali, qualcuno mi disse, quando le cose sono speciali, qualcuno prima o poi se ne accorge, sempre. Se non è oggi e domani, ma è così. Certo. Io volevo passare agli anni 2000, fare questo salto, perché siamo in corsa, diciamo. Però prima, rimanendo negli anni 90, volevo farti una domanda. Com'era l'ambiente in studio tra di voi? C'era complicità? C'era qualche volta c'era qualche screzio? Ora, non voglio fare gli affari vostri, no? Sono passati anni, però è molto interessante capire anche, diciamo, l'ambiente in studio. Cioè, ci sei trovato bene con loro? Diciamo... Diciamo che c'era abbastanza armonia
tra di noi, non c'erano grossi problemi. Poi i battibecchi, queste cose qui sul lavoro, uno che la cosa la vede in una maniera, una la vede in un altro, ma questo fa parte del gioco, quindi lo devi mettere in preventivo quando fai questo tipo di lavoro, ma non solo questo tipo di lavoro, perché quando hai altre persone condividi, succede in famiglia, sì, esatto, condividi specialmente un tipo di lavoro che creativo, è ovvio che ognuno vede con la sua testa, no? Magari ho ragione io e torto l'altro, oppure qualche volta viceversa, ragione lui e ho torto io. Ma che sensazione provi quando vedi i dischi dell'epoca, che in questo momento anche con me, che sensazione hai dentro? Cioè, sei felice, nostalgia, o è un passaggio della tua vita importantissimo, però dici, vabbè, l'ho fatto. Cioè, cosa è dentro di te in questo momento? Allora, io ho sempre visto questo lavoro come qualsiasi lavoro, cioè anche quello più umile. Anzi, io sono uno tra i fortunati che sono riuscito a fare quello che effettivamente mi piaceva. E che è anche un lavoro creativo. Quando vedo le mie cose, sì, sono contento. Certo che sono contento. Anche perché è come per un pittore, che tutti si fermano davanti al suo quadro, all'esposizione. È normale che la cosa fa piacere, no? Anche se ti devo, e sono sincero, ti devo dire che molte volte magari ascolto qualche brano. Io ho fatto parecchi lavori, molti non hanno, magari hanno funzionato pochissimo, quindi anche nella mia testa sono andati un po' nel dimenticatoio. Mi immagino uno come Giacomo Maiorini che sfornava dischi dalla mattina alla sera, non se li ricorderà assolutamente tutti, se li ricorda un per lui, io non ce la farei sicuramente. Quindi tante volte ascolto e fanno, cavolo, però questo qua è carino, mi va. E molte volte mi fanno notare, guarda che è roba tua questa, roba mia. Sì, cioè, infatti. Succedono anche queste cose qua. Guarda, anche questo pezzo qui, che io, molti appassionati in cui ne parlo, nessuno lo conosce, per farti capire, però è un pezzo tuo. Allora, io non conoscevo, se non l'ho acquistato all'epoca, perché mi ha colpito il ritmo, mi ha colpito la voce, però è un pezzo, poi dimmi se sbaglio, è un pezzo che pochissimi conoscono, questo del 97. Sì, non ha viaggiato molto, non ha funzionato molto. Poi l'ascolti adesso e magari ti fa una sensazione positiva. Ecco, una cosa che mi succede spesso quando riascolto casualmente delle cose vecchie mie, dicevo, però non era male questo. Adesso facendolo in questa maniera, guarda cosa potrebbe venire fuori. Cioè, fai anche più attenzione agli errori che hai fatto in quel periodo, magari per ingenuità, ora sei più maturo, hai una concezione diversa, sono cambiati i tempi, quindi ragioni con una testa diversa. E molte volte mi capita, sì, certo. Arriviamo al 2004, che non sapevo, me l'hai detto oggi per telefono, Stefano Picchi. Allora, prima di arrivare a Stefano Picchi, però, ecco, dimmi. Io vorrei parlare di due progetti molto importanti che per me sono stati due cose importantissime. Allora, la prima è Francesca St. Martin, Magica la notte. Con cui è tra l'altro rimasta una delle mie più care amiche. E tuttora ci vediamo.
e quello è stato un bel progetto, perché insomma il compilation del Festival Bar ha fatto quasi 3 settimane di stacchetti a Striscia la Notizia con le veline, è stato un bel progetto. E un altro bel progetto è stato Relight Orchestra, il primo era For Your Love con Alex Zaffagnini e Robertino, il DJ del Pineta. Questi due progetti, prima di Stefano Picchi, sono stati due progetti che per gli anni che erano mi hanno dato un sacco di soddisfazioni. Tanto faccio vedere la copertina di Francesca San Martin, Magica la notte. Sì, esatto. Sì. Io non volevo, non volevo dimenticarli questi, E poi, no, tra l'altro Relight è stato un brano anche che è andato ai primi posti delle classifiche dei club, insomma è stato un bel progetto quello lì. Molto interessante. E poi sì, siamo passati a Stefano Picchi, Sanremo, perché poi mi è stato proposto di fare un progetto un po' fuori dalle righe, perché io ho sempre fatto pop dance, quindi con la musica italiana, il pop in italiano non avevo proprio niente a che fare. Mi è stato proposto questo progetto e l'abbiamo realizzato in una notte. Allora, il sabato chiudevano le iscrizioni per Sanremo, il martedì mattina viene Stefano a farmi ascoltare la canzone con la chitarra e voce, la notte l'abbiamo registrata, il giovedì abbiamo mandato via il provino, abbiamo fatto tutto in 2 giorni ed è stata accettata a Sanremo. Fantastica. E abbiamo fatto Sanremo, bella soddisfazione, Sanremo del 2004, il Sanremo di Tony Renis, sì, sì, dove vinse il primo premio, il primo posto lo vinse io non mi ricordo, te lo dico sinceramente, non sono in difficoltà come te perché non Masini ricordo. Scusami, Masini. Non mi veniva. Masini. Però con Stefano Picchi non è finita lì la collaborazione. Sì, allora poi io nel 2006 chiusi l'etichetta. Ho chiuso l'etichetta. Ho detto basta, non voglio sapere più di tu niente. E ho continuato a fare fotografia, quello che facevo, che faccio tuttora tra l'altro. Sono rimasto nel mondo della musica più come fotografo che come produttore. Poi sono stato un po' ritirato dentro intorno al 2014-2015. E poi Stefano mi ha proposto nuovamente di fare un nuovo progetto molto particolare, che io l'ho preso per pazzo, perché Stefano ha certe volte ha delle uscite che te dici no, o sei pazzo o hai bisogno di qualcuno bravo. Lui si era messo in testa di fare una canzone col Papa e mi diceva: te sei fuori. Noi abbiamo fatto la canzone col Papa. La canzone con Papa Francesco. Ama e dimentica. Esatto. E praticamente i testi sono di Papa Francesco e le musiche sono di Stefano Picchi. Abbiamo realizzato anche il video. Un video molto particolare, abbiamo avuto le autorizzazioni anche alle immagini di Papa Francesco per realizzare il video e anche lì ci sono stati molti aneddoti particolari, tipo già al deposito in SIAE tutti sono rimasti un po' sul chi va là, perché ha detto questi qua ci pigliano in giro, questi matti che ce l'ha mandati a Roma. E invece era vero, poi vedi? Cioè, incredibile. Vabbè, dai, sono cose mi piace raccontarli perché sono le cose che ti fanno anche sorridere intorno a
dei progetti, tra l'altro anche seri, perché era un progetto molto delicato, con delle regole molto ferree da rispettare, insomma c'era un sacco di, anche a livello contrattualistico, non ti dico i paletti che ci sono stati intorno a un progetto del genere, però mi immagino. Alla fine l'abbiamo fatto e siamo riusciti. Fantastico. Questo è del 2017. Sì, mi sembra. Sì, ho fatto una ricerca, ho fatto una ricerca 2017. Sì, sì. Ma poi, a parte il futuro di Claudio, visto che abbiamo parlato di fotografia, ecco, diciamo, questa passione che poi è diventata anche, diciamo, il tuo lavoro, diciamo, ecco, ci vuoi raccontare come è nata questa passione? Hai accennato qualcosa durante la nostra chiacchierata? Ma allora, è nato tutto intorno al discorso della musica, perché a me la fotografia mi ha sempre appassionato e ho cominciato a ritoccare un po' i lavori fotografici che andavo a fare dai fotografi. Poi ho cominciato a scattare anch'io. Mi è piaciuto tantissimo e ho continuato a scattare e a fare post-produzione. Poi quando ho smesso smesso di fare musica, ma non è così, ma ho chiuso la società praticamente, ho continuato con quello che mi piaceva fare, appunto la fotografia, e tuttora faccio il fotografo a livello professionistico e lo faccio anche di lavoro, tra l'altro. Sì, sì. Matrimoni o faccio set... Mi piace fare molto. Allora, innanzitutto continuo sempre a lavorare molto nel mondo della musica, anche a livello fotografico. Mi piacciono molto gli eventi perché io vengo da reportage come fotografo, quindi mi piace scattare non in posa, ma rubare degli scatti, proprio rubare l'immagine vera, la sensazione di vedere un'emozione su una fotografia, cosa che fai fatica quando c'è la posa. E quindi sì, niente. E questo, insomma, è questa passione che porti avanti. Ma non è finita, perché mi hai accennato... Che t'ho detto? Che forse fai ritorni... Allora... Io non dico niente, dillo te. Da qualche anno con degli amici che mi stanno istigando a ritornare a mettere musica in discoteca. Io ci avevo già provato prima del lockdown. Era già tutto pronto, c'erano già delle date già stabilite. A una settimana dopo che mi avevano confermato le prime tre date pilota, c'è stato il primo lockdown. Ho detto, ecco, fortunato. Non dovevo farlo. È destino che io non debba ritornare in discoteca. Le stesse persone sono ritornate all'attacco l'altra volta. Ah, ok. In questo ultimo periodo. E ho già... delle date già fissate che per il momento non voglio dire, ma poi in social renderò pubblico tutto. Comunque penso di ritornare a lavorare in discoteca anche. Grandissimo Claudio, ti vogliamo tutti in discoteca, grande, che bella notizia ci ha dato, perché sono veramente contento. E per finire, visto che abbiamo parlato di passato, presente e futuro, l'ultima domanda: il tuo ricordo più bello della tua carriera musicale, che metti al primo posto? Bella domanda, Claudio, ti ho messo in difficoltà. Ce ne sono diversi momenti molto belli della mia carriera. Io ti potrei dire magari il disco d'oro, il disco di platino, ma più che quello ti vorrei raccontare un aneddoto
dove in quel momento lì mi sono sentito realizzato anch'io e mi si è aperto il cuore, cioè nel senso professionale ovviamente. Quando tornavamo da Milano, io e Francesca Semmarti, dalla Universal, ci siamo fermati a un autogrill a mangiare. Ci chiama Pico Cibelli, che era il direttore, era l'A&R della Universal in quel periodo, e ci dice, mi dice a me, guarda che stasera Striscia la Notizia, le veline useranno Magica la Notte. E ho fatto, cavolo, una bella cosa. Ci siamo messi a mangiare a un autogrill house service e guarda caso c'erano le televisioni, erano sintonizzate su Canale 5. No. Quando è partito lo stacchetto, Striscia la Notizia. Dai, eccolo! Ed è partita Magica la Notte, la Francesca ha iniziato a piangere, si è commossa. Che fantastico! Ora, lì c'erano varie persone a mangiare, c'era anche il camionista, c'erano tutti, no? Io mi sono messo un po' a ridere in quel momento, perché l'ho vista piangere e mi è venuto da sorridere, no? E caso, mi volevano pistare, cioè me le voleva dare perché pensava che io stassi trattando male la ragazza. Ah, addirittura! Cioè, mi guardavano con un occhio, come dire, che persona ignobile, ma te guarda come la fai soffrire, no? E invece io ridevo perché lei piangeva. Incredibile. E quel momento lì, a parte questo aneddoto, è stato un momento molto emozionante, come è stato emozionante anche Sanremo. Perché, insomma, vedere un tuo artista sul palco di Sanremo, però diciamo che quello sono quelle cose in quel momento lì, magari era successo il giorno dopo in una situazione diversa, ma quella situazione nata in quella maniera lì, quella me la ricordo perfettamente ed è stato un bel momento perché era in quel periodo tutti quelli che facevano i dischi ambivano agli stacchetti di Striscia la Notizia perché era sinonimo di successo. Infatti dopo lì è stato messo anche nella compilation del Festival Bar, quindi erano quelle cose che aprivano tante strade, no? Quindi, comunque ecco, sei molto legato a questo progetto, lo vedo dagli occhi. Sì, ci tengo tanto perché per tutto è un'amica, lei è venuta da me a registrare il primo disco, aveva 17 anni. Ora due figli sposati. Il primo disco penso sia Last Night. Last Night, sì, bellissimo. Se lo recupero. Bellissimo, uno dei dischi più belli insieme a quella di Simona Jackson che noi abbiamo realizzato. Molto bello. Che però non ha funzionato molto. Era un po' troppo house forse per quel periodo. Aveva le sonorità non proprio commerciali, però era molto bello. È stata una bella cosa anche quello lì. Bello. Ma lo percepisco, diciamo, da come lo racconti, dagli occhi. Insomma, complimenti, dai, complimenti. Io volevo passarci sopra, pensa a te. Per fare più veloce. Pensa a te, invece, allora, dai, hai fatto bene a fermarmi perché era giusto solo dare importanza a questa cosa. Sì, sono stati due progetti al di là che hanno poi funzionato, ma quelli forse che te li senti tuoi veramente, capito? Dove tutti i tasselli sono andati al posto giusto. Questa ricetta magica. No, c'è una ricetta magica. Io non ho ricette magiche, altrimenti mi chiamerei Trevor Horn, non mi chiamerei Claudio Mingardi, ma siccome Trevor Horn non sono, e quindi non ho ricette magiche, sono sensazioni. Io alcune volte ho delle sensazioni e quelle sensazioni purtroppo molte volte ce l'ho in dischi di altri, non dei miei,
però molte volte lo concepisco. Quando ho sentito Corona dei Rhythm of the Night la prima volta in studio da Roberto, capì subito che era una grossa hit. Come la prima volta che ho ascoltato Blue degli Eiffel, per me sarebbe stato una hit a livello mondiale proprio. E molti invece non ci credevano perché aveva delle sonorità un po' datate, però nel contesto di quel pezzo erano perfette. E poi hanno vinto loro, perché è stato così. Certo. Ma allora mentre per dire Black Box era un brano che io non mi ha mai fatto impazzire, pure è stato una grossa hit anche, sì, quella lì. Sì. Ma allora come la vedi la musica, diciamo, attuale in generale? Ma anche questo è un argomento molto spinoso, perché sì, no, perché ci sia, la vedo molto è tutto molto incasinato, non c'è qualcosa che traina. È cambiato anche il modo di vendere la musica, di far ascoltare la musica, quindi di ascoltare la musica oltre che farla ascoltare, e quindi sono cambiate tantissime cose. Non c'è qualcosa, vedo tutto, vedo una grossa confusione, ma forse sono sicuro di una cosa, che stiamo passando quei momenti di transizione che c'è tra una generazione e l'altra, come l'abbiamo passata nei fine anni 70, come l'abbiamo passata nei fine anni 80. Nel 2000 non c'è stata proprio una transizione vera e propria, però poi nel 2015 così si è rovesciato veramente tutto anche lì. E quindi io ho mio figlio che ascolta musica che non ha a che fare niente con me, e devo prenderne atto che i ragazzi magari piace anche la trap. Ah, certo. A me non è che mi fa impazzire, o almeno ci sono degli artisti che mi piacciono, ci sono altri che sono estremi proprio, che non riesco a concepire, perché è un po' quando io facevo l'afro, per farti capire. Siamo arrivati a un punto di rottura. Se rimanevi lì, affondavi insieme a tutto. Poi, rivedendo adesso, che c'entra? Io ho rivisto alle fiere a Rimini i cosiddetti squali, i Pallas, ne vidi uno con scritto sopra: la baia è morta ma gli angeli vivono ancora. Cioè, va bene tutto, capito? Però ogni periodo ha un'epoca, sì. ed è giusto così, dai. Dai Claudio, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Salutiamo i nostri ascoltatori, perché siamo arrivati 19:23 per noi che stiamo registrando, e tanto ti ringrazio per il tempo che mi ha dedicato. Dai, salutiamo i nostri ascoltatori, Claudio. Ciao a tutti, ciao a te. È stato un piacere, alla prossima. Magari ci vediamo in discoteca, dai. Certo, anzi, te fammi sapere e rimango attaccato alle tue news. Okay, no, grazie a te Claudio, grazie a te del tuo tempo. Ciao a tutti. Io, amici, vi saluto e vi aspetto tutte la prossima chiacchierata. Viva la musica, viva il vinile. Ciao da Massimo, da Claudio. Ciao alla prossima. Ciao, alla prossima, ciao. Stop.
Don't leave me. Please don't leave me. Don't you don't leave me. Nobody switch ego, make injection, HIV in a peck, all the infection.
the car, them a dig down deep. And in the bed, them a dig down deep. And in the field, them a dig down deep. But tell me when me dig it, love me, don't fall asleep. But take a catch on, but take a catch on. Use a cock a condom, a cock a condom. Good, good loving like that, there's nothing. Cause the ABS business, I see there's something. It's a Russian roulette, it's a game and you're playing with fire. So don't be crazy, be at peace of mind. When you go with the one you desire, your life's in danger. Your life's in danger. You never ever know, never ever know, no, never know. Oh no, no, never ever know. Who have this in thing in them all? Protect your head and protect your ball. Dirty intention, dirty invention. And they want to finish all from the African. Remember Uganda. Think about it, can we tell you already? It's a zero something. It's a Russian roulette. It's a game and you're playing with fire. So don't be crazy, be at peace of mind. When you go with the one you desire, your life's in danger. It's a Russian roulette. It's a game and you're playing with fire. So don't be it's a Russian roulette, your life's in danger. Was like a punch machine in my face. How was that you leave me alone? I need your smile. I just wanna stay with you. Look in my eyes, trust in my
Yeah.
segni, la luna, il mare. Subir, es magia y esta será una noche de música y fiesta y nada más. Toda la gente que vale de esta libre corazón ya va a salir para vivir nueva pasión. Tú eres el mar, pero yo soy la luna y vivo aquí en el cielo. Espero por tu ternura. Tú eres el mar, pero yo soy la luna y vivo aquí. Va buscando de ti y sabe ya que nunca amará si tu boca no besa la mía. Una vez más sigo esperando de ti, solo hay un fuego de mi pasión. Sigue queriendo, soñando y no se puede parar. Tú eres el mar, pero yo soy la luna y vivo aquí en el cielo. Espero por tu ternura. Tú eres el mar, pero yo soy la luna. Mágica la noche porque yo te puedo amar. Eres todo lo que tengo. La luna quiere el mar. So bad, brothers, do you know what I mean? Yeah.
Ed esplosivo, sono ancora un uomo vivo. Generale, kamikaze, sono un padre che deve tornare, non c'è pace nell'attesa. Generale, quel valore non mi basterà spiegare, nei miei occhi non c'è gloria. Generale, kamikaze, sono un padre che non ha il dovere, non c'è tempo e l'attesa. Generale, c'è un mondo che non può morire, l'innocenza è abbastanza.